quanta delusione in volto vedo per un 3-0 che è stato buttato tra virgolette nel punteggio, anche se comunque avete fatto una buona partita, poi nella fase finale siete un po' scesi, forse anche per il fatto che avete giocato mercoledì e avete speso tanto a Lanciano. No, non penso che sia stato questo, perché secondo tempo abbiamo fatto 5 sostituzioni, quindi mezza squadra è stata messa in campo il secondo tempo, gente fresca, quindi io non credo che sia stata la condizione fisica. Credo che siamo una squadra che non possiamo staccare mai, abbassare il piede sull'acceleratore, perché appena lo facciamo non siamo in grado di gestire le partite. Che è una partita dominata, poi la pareggi, anzi poi alla fine dai anche, diciamo, ridai respiro agli avversari, quindi l'errore è stato solo nostro, credere che 3-0 la partita era finita, quando si sa che il calcio non funziona in questo modo. Cosa ha detto e cosa dirà ai suoi ragazzi dopo questa gara? Io non parlo mai dopo la partita, non ho mai detto una parola, martedì a freddo, dopo aver rivisto bene le immagini, vedo cosa bisogna dire. Io penso che a caldo un allenatore non deve parlare mai. Una nota di merito comunque per Di Renzo, un'altra grande prestazione, forse un terzino un po' fuori dalla norma per quella tecnica che ha, per come batte anche i calci da fermo. Ecco, diciamo che forse, ecco, adesso lo sto sfruttando anche per i suoi calci piazzati, ma io devo dire che il primo tempo veramente ho visto il secondo gol in special modo, penso abbiamo fatto 15 passaggi di fila, siamo andati da un lato ad un altro, sovrapposizione, cross, cioè c'è stato quasi tutto in quell'azione, quindi è chiaro che a livello estetico sono contento, però nel calcio bisogna vincere, bisogna fare i punti. Ho capito che è pure difficile in questo, diciamo, mini campionato in cui non c'è attualmente un reale obiettivo tenere sempre alta la però motivazione. Sì, però per rispetto della società, per rispetto per il nostro lavoro non dobbiamo buttare i punti così, che oggi abbiamo buttato due punti e non credo neanche che sia la stanchezza e altre cose, perché con 5 cambi non si può parlare di stanchezza, quindi non è questa la motivazione che ha portato al pareggio oggi.